vedete tutti gli effetti. Gli effetti ce ne sono tantissimi a poter giocare sulla mia matita. In questo caso abbiamo visto la matita. Se io invece premo il pennello, in questo caso provo a fare una linea, vediamo che il pennello è un pochino diverso. Mentre da una parte prima c'era il pennello, in questo caso. Un'altra cosa, per esempio, usando scala, diminuendolo, magari ancora di più, non volevo proprio così piccolo, vedete che io posso anche fare più grande, più piccolo il mio pennello. In questo caso, vedete che mentre il disegno della matita, scegli una matita, è molto più marcata. Nel caso di pennello è come se io utilizzassi un pennellino che di solito mi fa un po' più sfocati i lati. Lo vedete? Anche qua ho la possibilità di fare l'opacità, per esempio. Cambio il colore, per esempio, una cosa che mi interessa, scelgo il blu. Vedete, ha fatto una opacità del 28, facciamo 77, se poi fa il 100%, in questo caso ci passo sopra. Vedete le differenze? Ho anche la possibilità di usare le sfumature, applicare dei filtri, eccetera. Proviamolo, provo, applica cheat. Prova una cosa, prova adesso a aumentare. Vedete? Fa un effetto un pochino strano. Lo spruzzo. Eh? Lo spruzzo. Lo spruzzo. Mentre prima era piccolissimo, togli l'applica. Togli l'applica. Faccio il disegno, la riga. Lo vedete? Al momento che io applico GIT è come se avessi, non so, una mano preponante, non so neanche definirla, uno spruzzetto. Ci siamo? Un motore in uscita mi permette di fare una riga che man mano che sto finendola diventa bianca. È difficile indicarvi tutte le possibilità che ha il gradiente, l'incrementale, eccetera.
Niente, già che un attimo la vuole, abbiamo cambiato la scheda. Scusami, no. Oppure quella. Oltre al pennello io posso scegliere anche una serie di strumenti diversi, lo vedete? Non è detto che devo avere la linea, il puntino. Facciamo che prendi la mela, inserisco un sacco di mele all'interno, se poi la muovo dentro una riga di mele. Siamo? Terzo strumento è il cancellino. Il cancellino serve per eliminare qualcosa. Quindi mi scelgo la mia pallina, magari non quella enorme, prendiamo questa. Se io vado sopra, vedete che io sto cancellando quello che avevo fatto, come se usassi una gomma di cancellazione. Anche qua, se io gioco sulla mia opacità, vedete, quello che sto cancellando non è esattamente completo. Posso arrivare al completo continuando a cancellare come se cancellasse continuamente. Fermo, adesso la dinamicità. Anche qua ho la possibilità di usare i vari utilizzi. Usare l'antigomma, un cambio a parte, prendiamo l'antigomma, non per essere sanato, prendiamo. Anche qua potete un attimino sbizzarrirvi per vedere cosa fa il cancellino, come io lo posso gestire un attimino per poter cancellare. Domande? Pista per divertendo? Attimo, margine netto che è un prova margine netto. Forse devo farlo un pochino più grosso. Ha un margine un pochino più, se ce l'ha più, non ha marcato, più lineare, margine netto. Anche di gomma non proprio. Sì, non. Come il margine netto? No, beh, margine netto fa leggermente migliore. Ah, l'altro lo aggiungo il codice.
ne aggiunge un qualcosa all'interno dell'immagine, ma mi aggiungo qualcosa qua, adesso non so esattamente l'utilizzo di questa funzione. Cancella l'immagine. Ho sbagliato a cancellare premendo appunto, facendo nulla, modifica nulla, tolgo via quello che ho fatto. Ho altra soluzione più, fermati un attimo, fai modifica. Altra soluzione è utilizzare il tasto CTRL Z che torna indietro, mentre CTRL Y mi ripristina quello che ho appena eliminato. Se io comincio a premere CTRL Z, prova, vedete che tutte le prove che stavo facendo mi sta sempre tornando indietro. Riprendo CTRL Y, mi ripete le operazioni che ho fatto, quindi lui si memorizza tutti quelli che sono i vari comandi che gli ho dato. A me per più sbaglio ho attivato lo sgelamenti, non so se è più vero o dopo. Praticamente bisogna venire fuori dalla finestra dove mi fa vedere tutti gli annullamenti che io ho fatto, tutti i vari comandi. Posso prendere, puoi scegliere direttamente a quello che ti interessa. Ma è quello che ti interessa o cancelli quello? No, no, clicchi sopra, clicchi sopra dei tuoi immagine, quello che c'era in quel momento, quindi io posso. Vedi? Senza dover CTRL Z, 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 Z fino ad arrivare alle immagini, in questa maniera io arrivo immediatamente alla mia immagine. Pulisci l'immagine. In questo momento si è divertito, ha fatto l'immagine completamente bianca. Lo vedete? E posso riprendere, per esempio, l'immagine. In realtà conveniva più chiudere l'immagine, non salvarla e rifarla da zero, piuttosto che la ricancellare tutta. Perché nascondi quello che hai fatto. Terzo strumento è il l'aerografo. Anche qua provate a fare un esempio. Vedete? Non è marcato come quello, ma usa un aerografo. Ho la possibilità di utilizzare la montata e la pressione, anche qua, a seconda di quello che faccio, vedete? Alla fine arrivano a quasi diventare come la matita. Però mi permetto un attimino di. La differenza rispetto a prima lo dico in che senso differenza? Nel senso, cioè tra l'aerografo l'aerografo fa un disegno completamente diverso, un pochino più come se usasse un aerografo, no, che non è una penna. Secondo la parte leggera, dopo bisogna andare solo per avere quello che è. Dici.